nello studio della termodinamica è molto frequente che i sistemi fisici vengano riscaldati e aumentino di temperatura. Allora dovrebbe aumentare anche la massa dei sistemi fisici riscaldati. In accordo con la relazione massa-energia di Einstein è uguale a mc quadrato, secondo cui la massa di un sistema fisico dipende dal contenuto di energia. Allora immaginiamo un gas perfetto e la sua energia interna è l'agitazione, è l'energia di agitazione termica delle sue particelle, quindi è data da questa formula che già conosciamo. Maggiore è la temperatura del gas e maggiore è l'energia interna. Allora, se riscaldiamo un gas, la sua energia interna aumenta e allora, per la relazione di Einstein, deve aumentare anche la massa. Vediamo quindi un caso particolare, vediamo di quanto aumenta la massa, nel caso di 10 moli di elio che vengono riscaldate da 300 a 1300 Kelvin. È un riscaldamento importante, di 1000 Kelvin, durante il quale l'energia interna, dell'elio aumenta di una quantità delta U. Di conseguenza deve aumentare anche la massa, di questa quantità d'elio, di una quantità delta M gas, che si ricava con la formula inversa della relazione di Einstein, quindi E diviso C quadrato, quindi l'aumento di energia interna diviso la velocità della luce al quadrato. Andiamo quindi a calcolare a quanto ammonta questo aumento delta U. L'energia interna del gas la calcoliamo con la solita formula 1 mezzo R T, la temperatura in Kelvin, per il numero delle moli, 10 moli, e per i gradi di libertà che sono 3, essendo l'elio un gas monoatomico. E otteniamo circa 40.000 joule di energia interna iniziale, che è una grande quantità di energia in soli 10 moli di elio, che sono 40 grammi, perché la massa molare dell'elio è 4 grammi. Quindi in soli 40 grammi d'elio c'è abbastanza energia. Sono 40.000 joule per sollevare un blocco di una tonnellata di 4 metri. Infatti una tonnellata pesa circa 10.000 newton e dalla definizione di lavoro forza per spostamento 10.000 newton per 4 metri fa 40.000 joule. Quindi noi solleviamo una tonnellata vincendo la forza di gravità, cioè facendo una forza uguale opposta a quella di gravità per 4 metri e abbiamo compiuto 40.000 joule di lavoro e questa energia che è sufficiente per fare questo lavoro si trova nell'energia interna iniziale di questo gas, cioè in soli 40 grammi d'elio a 300 Kelvin, cioè a temperatura ambiente. Ma purtroppo questa energia non è veramente utilizzabile per compiere lavoro se non in minima parte, perché l'energia interna del gas si trova in una forma estremamente disordinata, infatti è tutta energia di agitazione termica caotica delle particelle. E in fondo la termodinamica con le sue macchine termiche cerca proprio di fare questo, cioè di tirar fuori del lavoro meccanico dall'agitazione termica disordinata, cosa che si può fare soltanto in parte. Questo era quindi il calcolo dell'energia interna all'inizio. Vediamo il calcolo dell'energia interna finale quando la temperatura è 1300 Kelvin e il risultato è 16 per 10 alla quarta joule. Quindi l'aumento di energia è stato 12 per 10 alla quarta joule, cioè 120.000 joule, che è veramente tanto. Allora andiamo a vedere di quanto sarà aumentata la massa di questi 40 grammi d'elio per colpa di questo aumento importante di energia interna, 120.000 joule. Utilizziamo la formula inversa della relazione di Einstein e vediamo che però l'aumento di massa è soltanto un miliardesimo di grammo. Quindi la massa del gas è aumentata di pochissimo. Questo dimostra che la massa si può sempre considerare costante e rimane quindi valido il principio di conservazione della massa dei sistemi fisici. Questo se non andiamo nella fisica nucleare o nella fisica delle alte energie, delle particelle elementari e così via. Qui riporto un altro esempio, un chilo d'acqua scaldata da 0 a 100 gradi. Ha ricevuto questo calore che si calcola calore specifico dell'acqua per la massa d'acqua per l'aumento di temperatura e in pratica sono 100 kcal perché noi sappiamo che un chilo d'acqua per riscaldarla di un grado centigrado servono una kcal. Qui il chilo d'acqua c'è, ma il riscaldamento è di 100 gradi, quindi 100 volte maggiore, quindi non servirà una ma 100 kcal. 100 kcal corrispondono a questo valore in joule. Tutto questo calore è energia termica che è stata
fornita e che viene distribuita alle molecole dell'acqua che acquistano energia cinetica di agitazione termica. Se andiamo a vedere però di quanto aumenta la massa d'acqua per colpa dell'aumento di energia interna, perché questo calore è stato distribuito in energia interna alle molecole dell'acqua. Quindi andiamo a vedere per colpa di questo aumento di energia interna di quanto aumenta la massa di questo chilo d'acqua, facendo come prima la formula inversa della relazione di Einstein, e scopriamo che aumenta di 5 nanogrammi, cioè 5 miliardesimi di grammo da calcolarsi su un chilo, quindi un aumento di massa trascurabile. È trascurabile nel confronto tra l'incremento della massa rispetto alla massa iniziale. Quindi è questo il rapporto che ci dice se è trascurabile o no l'aumento di massa. Questo rapporto è l'aumento relativo della massa del sistema. Il principio di conservazione della massa non potrà più essere considerato valido soltanto quando le energie in gioco sono notevolmente elevate rispetto alla massa delle particelle, quindi fisica nucleare, fisica delle particelle e così via. In questi settori della fisica, gli aumenti di massa non sono più trascurabili rispetto alle masse iniziali. Per il nostro gas, cioè il gas che avevamo preso all'inizio, i 40 grammi d'elio, questo rapporto è estremamente piccolo, 3 per 10 alla meno 11. Ma non è più così piccolo nel caso della fisica nucleare. Prendiamo un nucleone, protone o neutrone, che è legato dentro un nucleo. La sua massa a riposo vale circa 0,9 giga electron volt GeV. Questo nucleone si trova legato in un nucleo dove i livelli energetici sono di alcuni MeV, mega electron volt, mega 10 alla 6, cioè milioni, giga 10 alla nona, quindi miliardi. Ora immaginiamo che il nucleone salti di livello all'interno del nucleo e acquisti 9 MeV di energia. 9 MeV rappresenta un centesimo rispetto ai 900 MeV della sua energia di riposo. E quindi un centesimo non è più un rapporto così piccolo, comincia a farsi sentire. Ancora più grande è l'aumento di energia rispetto all'energia di riposo nel caso di protoni lanciati ad altissima velocità in un acceleratore di particelle. Infatti, nella fisica delle particelle, negli acceleratori, le particelle possono acquistare un'energia anche molte volte maggiore della loro energia di riposo. In questo caso, questo rapporto, l'aumento di massa rispetto alla massa a riposo, è molto grande.